un'iniziativa davvero lodevole all'insegna dell'ecologia, del rispetto dell'ambiente, che vede coinvolta l'amministrazione comunale ed una scuola, l'amministrazione comunale di Leporaro ed una scuola del medesimo comune. Salviamo la terra, una iniziativa che vede a braccetto l'amministrazione comunale e l'istituto Gemelli. Sindaco, le finalità di questo evento? Beh, le finalità sono quelle di chiaramente attrarre i giovanissimi, in particolare coloro che frequentano le scuole dell'obbligo di Leporaro, quindi scuola elementare e scuola media, attraverso questo concorso alla raccolta differenziata. La raccolta differenziata che comunque è stata attivata da pochi mesi, e quindi abbiamo pensato, in sinergia con la scuola, in collaborazione con la scuola e la Sorgese, che è la ditta appaltatrice, di istituire questo concorso a premi. Hanno partecipato tutte le classi della scuola elementare e della scuola media. Noi chiaramente abbiamo fatto parte della giuria, della commissione, e ci siamo trovati in serie difficoltà perché è stata una forte partecipazione, ma anche qualificata, perché i ragazzi hanno centrato subito il problema e hanno affrontato la raccolta differenziata in modo sublime, in modo eccezionale. Se noi cominciamo e partecipiamo chiaramente attivamente a questo tipo di raccolta, diffondendo da tutti quanti noi quella che è la cultura, la filosofia della raccolta. Ci dirà di tutto, di più, la professoressa Francesca Paola Simon, che è la coordinatrice del progetto. Ecco, parliamo di questa iniziativa, come è nata l'idea, come si è strutturata, e poi, ne parlavamo prima, è solo l'inizio di un certo percorso. Sì. Buonasera innanzitutto, sì, il progetto è nato proprio da un'iniziativa del comune, che ha riferito alla scuola quanto insomma voleva realizzare, e in realtà si è trattato di un concorso a tema ecologico. Anticiperei col dire che il comune da pochi mesi ha avviato la raccolta differenziata e che questo concorso ha avuto come obiettivo quello di sensibilizzare le giovani generazioni proprio alla differenziata e alla salvaguardia dell'ambiente. Il concorso prevedeva il coinvolgimento della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Gemelli. I ragazzi hanno quindi potuto partecipare esprimendo la loro idea di salvaguardia attraverso una serie di elaborati, che fossero appunto dei testi, delle canzoni o anche dei disegni e degli slogan. I ragazzi di scuola media si sono anche espressi attraverso la realizzazione di prodotti multimediali. Devo dire che con grande soddisfazione molti hanno aderito all'iniziativa, gli elaborati sono stati davvero numerosi e la giuria ha avuto grandi difficoltà nell'individuare quelli più validi, perché in realtà tutti riportavano un messaggio davvero significativo. Infine abbiamo potuto però premiare 5 ragazzi dell'istituto, appartenente all'istituto della scuola secondaria, e 3 della scuola primaria. Per concludere, un lavoro di equipe che ha visto tutti coinvolti con grande spirito di iniziativa, di partecipazione, ma un ringraziamento particolare alla dirigente scolastica. Sì, un ringraziamento alla dirigente scolastica Grazia De Punzio, professoressa Grazia De Punzio, e naturalmente all'amministrazione comunale. Auspichiamo nuove iniziative di questo tipo. Perché sono bravi e sempre presenti. Vice Sindaco Lotta, degli studenti rispettosi dell'ambiente rappresentano una garanzia per la futura classe, come dire, dirigente, per chi verrà dopo di noi. Sì, abbiamo portato avanti questo progetto e abbiamo notato che i bambini sono più informati degli adulti. Hanno portato avanti degli spot pubblicitari, veramente noi adulti ce li sogniamo, e anche diciamo intenzione della ditta della Sorgese mettere questi spot sui camioncini, in modo da coinvolgere i ragazzi proprio come parte integrante del progetto. La scuola, l'amministrazione comunale, ma la Sorgese in modo particolare,
la quale non solo ci sostiene in quelle che sono le iniziative che stiamo intraprendendo, però vi posso assicurare che è così, ci spinge a farle, ci spinge a realizzarle. Tant'è vero che questa è una manifestazione. Assessore Francesco Presicci, lì alla delega all'ecologia e all'ambiente, una iniziativa che certamente fa crescere il territorio. In una realtà sempre più industrializzata si nota però un ritorno al rispetto della natura, e questo è importante perché che questo messaggio provenga dai più giovani. Sì, proprio in questo spirito noi abbiamo voluto organizzare con la scuola di Leporano l'iniziativa Salviamo la Terra, appunto, perché vorremmo che attraverso le nuove generazioni, in particolare i ragazzi della scuola, si cominciasse ad affermare questo messaggio importantissimo dell'importanza del rispetto del territorio, della natura e di tutto quanto costituisce la bellezza del nostro paese, del nostro territorio. La parola all'assessore Zagaria. Salve, buongiorno. Niente, io sarò più sintetico nelle parole, perché sia il sindaco che la dirigente sono stati molto molto esaustivi. Io farei un plauso ai nostri ragazzi, anzi ai miei ragazzi della scuola per l'impegno, ma dico impegno, che hanno messo nell'elaborazione dei progetti. Vincenzo Zagaria, assessore alla pubblica istruzione del comune di Leporano, una iniziativa che è importante perché proprio fa crescere gli studenti, come dire, inculca in loro una mentalità, una forma mentis rispettosa dell'ambiente. Niente, io sono rimasto molto soddisfatto dei ragazzi per i loro progetti, i loro elaborati, perché sono stati molto ma molto artistici. Un plauso voglio farlo anche ai docenti, perché hanno lavorato in maniera sinergica con loro, e la cosa che mi ha inorgoglito parecchio è stata quella che ogni bambino abbia centrato il tema che è quello di salvare l'ambiente. Grazie a tutti voi per l'attenzione prestata. Il sindaco, l'assessore, tutta l'amministrazione comunale sono stati già abbastanza esaustivi, non mi ripeterò. Io voglio ringraziarvi, ragazzi. Abbiamo dato un'occhiata ai vostri elaborati, siete stati sorprendenti. Questo vuol dire che ciò in cui noi crediamo vi appartiene, vuol dire che ci crediamo anche voi.